Siamo qui al mercato civico di Alghero, parliamo direttamente con gli operatori di questa struttura. Prima di tutto, secondo te quali sono le cose che vanno meglio in questa struttura per voi? Come per tutti gli algheresi, è il fatto di trovare tutte le cose che gli necessitano per mangiare, tutte assieme, verdura, frutta, pesce, carne, pane, salumi e formaggi. Abbiamo la boccheria che permette di mangiare qua, quindi comunque offrono un buon servizio agli algheresi e a tutti i turisti che frequentano questa zona. La cosa buona è anche la posizione, visto che siamo al centro di Alghero, quindi sarebbe una bellissima struttura da poter valorizzare. Come in tutte le strutture ci sono cose positive, ma ovviamente anche cose negative, e le lamentele non mancano. Secondo te quali sono le pecche di questa struttura? Sarebbe un po' lungo descriverle tutte, senza andare nel particolare. Diciamo che la struttura sarebbe da gestire un po' meglio e da seguire un po' meglio, magari con una figura adeguata che si occupi di ascoltare e di provare a risolvere le varie problematiche, che sono numerose, quindi ascoltare noi operatori, un po' più di disponibilità naturalmente da parte dell'amministrazione, di chiunque debba occuparsi in prima persona. Secondo te qual è la prima pecca su cui bisogna concentrarsi e cosa faresti tu per risolverla, per esempio? Ripeto, la prima pecca è che non c'è una persona diretta su cui rivolgersi, quindi ogni minimo problema viene discusso tra di noi e non c'è un referente a cui provare a proporre la cosa. Quindi io la prima cosa che farei è istituire una persona qua dentro, un referente vero e proprio, un direttore del mercato, chiamiamolo come vogliamo, a cui poterci rivolgere per esempio per cambiare una delle tante lampadine fulminate che abbiamo in questo momento, giusto per fare un esempio pratico e semplice. Siamo qui con un altro commerciante storico, mercato civico, pro e contro di una struttura come questa? Beh, i pro, il mercato è mercato, quindi cioè hai tanta qualità, tanta merce da poter scegliere, quindi quello è un buono. Non ti basta quello che ho io, cioè ci sono tanti prodotti, insomma, un assortimento bello, però ci sono molte cose che non vanno. Una cosa importante sarebbe il posto auto, cioè la gente vuole il parcheggio per venire a fare la spesa, è inutile, la macchina la vuole vicino, non la vuole a 200 metri quando va via con la spesa, sia per i ristoratori che fanno un bel po' di spesa, cioè quindi è già pesante, oppure anche per il cliente. La gente ha paura a parcheggiare in questo parcheggio multipiano perché è fatto male, quello, cioè avere una sola che sia la stessa entrata e uscita da quel parcheggio è una porcheria, insomma molta gente ha paura e quindi preferisco andare da altre parti, magari, o pagare anche qualcosa in più, però non avere la paura che quando esci fuori ti ritrovi una multa nella macchina e quindi alla fine ci hai rimesso sacco e sale. Parcheggi sono sicuramente una situazione da risolvere, ma che si risolve nel lungo periodo, sicuramente non in una giornata. Cosa faresti invece per risolvere uno dei problemi che vivete quotidianamente? Beh, qua dentro tocchiamo delle temperature, cioè molte volte si arriva a 40 gradi, ma non solo per noi, ma la merce soffre, no? Cioè, e quindi questa merce non ti fa più, dovevi fare 3 giorni ma te ne fa uno solo, cioè ti si rovina tutto, poi no, l'indomani non, se oggi vale 10, l'indomani vale 5, cioè non vale più quello che la temperatura è proibitiva, qua dentro si lamentano tutti, si lamenta sia chi è stato al mare tutto il giorno, quindi al fresco, viene qua è ancora peggio, e noi che vendiamo, che ormai ci siamo abituati a questa temperatura, noi, però la merce no. Quindi sicuramente da sistemare quello, sì, che è l'impianto di aerazione. C'è chi si lamenta tra i banchi anche per la situazione illuminazione. Beh, illuminazione, come potete vedere, molto molto spesso si fulminano delle lampadine, ma visto che qua lavoriamo di giorno,
era sprecato, è sprecato fare un mercato chiuso così con questo tetto. Perché perché illuminarlo con delle cose supplementari? Cioè, volevo un sistema di aereazione come si deve, cioè anche non chiediamo l'aria condizionata qui dentro, però l'aria deve essere pulita, ci deve essere un riciclo d'aria, no, non qua dentro. Se poi questa cosa è troppo scura, quindi deve essere per forza illuminata così, ma questi sono soldi che alla fine l'amministrazione deve spendere e noi dobbiamo spendere, perché anche noi quella luce non è sufficiente, quindi anche noi abbiamo fatto un piccolo impianto, ognuno per conto suo, per migliorare ancora questa situazione. Allora, io sono una commerciante del mercato. In questo mercato noi siamo venuti mandati dall'amministrazione, ovvero dal comandante dei vigili, per pochi giorni. Invece ci siamo già 2 anni qua, in questo obbrobrio di mercato, ovvero sia una merdaccia di mercato. Segnatelo, perché questo lo dovete dire, altrimenti non lascio nessuna dichiarazione. Perché a quest'ora, come vedete, è una cappa di calore, perché c'è la bogheria, che giustamente io non ho niente in contrario, loro devono lavorare. Ma chi ne soffre siamo noi, le nostre merci che soffrono più di noi, l'indomani buttiamo tutto, quindi sono incassi che non avremo mai. Nell'altro mercato non si buttava tanto perché era arieggiato, avevano avuto il buon senso di aprire un altro cancello per dare vivacità al mercato fuori della piazza Pino Pinas. È durato ben poco perché l'amministrazione ha pensato di sbatterci come i randaggi. Noi siamo dei randaggi qui dentro, in mezzo alla sporcizia, ai canaletti di fogna aperta, che dagli odori che ci sono non si può entrare. La gente, quando viene a comprare un chilo di cosa, annusa l'odore del pesce e se ne va. Quindi noi qui stiamo male, anche perché quel mercato cosa ne stanno facendo di quel mercato? È chiuso, che sembra un carceretto. A noi dovevano lasciarci lì dentro come ortofrutta e non sbatterci qua, perché qui non possiamo vivere nelle condizioni in cui siamo. Bisogna dare un pochino di sistemazione se dobbiamo stare qua. C'è troppo caldo, non è arieggiato, d'inverno si muore dal freddo ed estate si muore di caldo. Poi questo è quello che io reclamo. Il mio reclamo è sempre andare all'altro mercato, perché ricordiamoci che quello è mercato di ortofrutta, è nato come mercato e non bisogna lasciarlo perdere. Basta.